90-84, con me. Beh, ho letto un'intervista analoga 4 settimane fa di un allenatore, ha detto esattamente le cose che dirò adesso, nel senso che quando devi fare il proprio lavoro, il proprio dovere, più che altro, cioè vincere una partita che la maggior parte delle persone che ti circondano penso che sia più facile la tua vittoria, non diventa mai facile, e già hai fatto il tuo dovere ed è già un grande risultato. In più, Orzinuovi ha fatto vedere che aggiungendo giocatori di grande talento è capace a break. E se devo dire, se in una partita che abbiamo comandato 40 minuti, o a parte qualche secondo mi sembra, se devo dire, dovrei trovare la cosa che abbiamo fatto meno bene, è proprio quello di avere anche noi giocato un po' di alti e bassi, con alti estremamente positivi, soprattutto in fase difensiva. Aver aperto la partita con una infrazione di 24 secondi è il regalo che la squadra può fare, il miglior regalo che la squadra può fare un allenatore. Però qualche pausa in attacco. Devo anche dire però che le pause sono arrivate con le percentuali sporcate del tiro a tre punti, perché abbiamo fatto 4-5 azioni anche nel terzo quarto dove la palla circolava benissimo e non abbiamo realizzato canestri abbastanza aperti. Abbiamo perso un po' forse la fiducia, però devo dire che abbiamo giocato una partita veramente tosta mentalmente, peccato qualche calo, ma ripeto, vincere una partita che in teoria sei più diciamo così quotato degli altri, anche se non sono un grande scommettitore, non è mai semplice, soprattutto una squadra giovane come la nostra, e quindi sono soddisfatto veramente tanto e contento per i ragazzi della vittoria. Gli strappi importanti sempre all'inizio tempo. Sì, questa è un'altra chiave di lettura, è vero, è un'altra chiave di lettura, nel senso che quando forse ci fermavamo un attimo a riflettere su quello che stavamo facendo, poi ci alzavamo dopo un time out, dopo un break e facevamo meglio. Non ci avevo pensato, ma sottolinea quello che ti stavo dicendo prima. Cioè, era difficile dal punto di vista mentale, siamo stati bravi a vincere, siamo stati bravi anche a sempre star sopra, non crollare quando Smith ha fatto vedere quello per cui è chiamato Orzinuovi e la sua grande qualità. Quindi sono contento, dobbiamo migliorare, ma quando hai in campo tanti giocatori così giovani è normale farlo. Ascolta, mancano 9 giornate alla fine. Andrea Costa l'altrano aveva finito con 22 punti e adesso ne ha 22. Quanto dobbiamo aspettare per sentire di dire siamo salvi? Dunque, martedì ci alleniamo, al mattino abbiamo 2 volte pesi, pomeriggio alle 5:30 e basta. Devo dirti, Piero, che lasciami lavorare su quello che abbiamo fatto fin dall'inizio dell'anno, ed è anche proprio quello che dicevo prima, cioè non era facile questa partita, no? Sì. Abbiamo parlato prima della partita, aspetto mentale, della debacle di Iesi, abbiamo dimostrato che non è stata una questione fisica, perché stasera abbiamo corso benissimo. È proprio dal punto di vista mentale che ho voglia di non dare alla squadra qualche obiettivo che non ci siamo posti. Perché tanto se tu corri più degli altri, se tu segni più degli altri, se tu difendi più degli altri, le partite le vinci. E mi piacerebbe vedere questo tipo di approccio. Vi faccio un esempio: contropiede subito, 2 punti e fallo di Simeone. Eravamo contentissimi dal nostro tiro libero, abbiamo fatto penso anche fallo e buona canestra. Sono tutte situazioni che a noi mentalmente pesano, perché non siamo ancora pronti per porci altri obiettivi. Siamo pronti per giocare duro, questo sì, siamo cresciuti tanto, però non voglio parlare di altre cose proprio per questo motivo.